Abbracciano qui in questa parabola tutto l'uomo. Se noi rileggiamo, invito a rileggerlo anche dopo quando vivremo il momento della riflessione personale, ci accorgiamo che tutti gli aspetti della vita di quest'uomo vengono abbracciati dall'opera di misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, che in quel caso è comunque il samaritano che passa insomma accanto a quest'uomo. Questi gesti di amore e di misericordia sono per quest'uomo che si trova allo scoperto, fuori, preso di mira dai briganti e quindi spogliato, la sua dimora. Invito a pensare ai gesti di amore e di misericordia che possiamo avere anche gli uni nei confronti degli altri come la dimora, cioè il luogo in cui tu, io, noi ci sentiamo al sicuro. Ci sentiamo protetti. E sono rappresentati questi gesti nella parabola dal fasciare, per esempio, le ferite di quest'uomo, l'olio che serve comunque per alleviare il dolore, il vino che serve invece per disinfettare queste ferite. E prima di andarsene, il samaritano fa una cosa, prende l'uomo, lo porta ad una locanda e dice a quest'uomo, all'albergatore, ecco ti lascio anche dei soldi qualora dovessero servire, proprio perché quando io poi ritornerò, se ce ne volessero altri, te li darò. Come a dire, il gesto d'amore e di misericordia non voglio che si fermi a questo momento preciso, ma voglio che si prolunghi nel tempo. I nostri gesti di amore e di misericordia sono chiamati proprio a questo, cioè non ad un gesto isolato in quel momento, ma a continuare nel tempo della nostra vita di coppia, da giovane coppia fino ad arrivare poi a coppia anziana, se vogliamo, fino agli ultimi momenti della nostra esistenza. La nostra vita di coppia è un gesto di misericordia e di amore che continua nel tempo e trova il suo compimento poi nell'eternità. Quindi non ha mai fine questo gesto. Bisogna dare quindi un significato al corpo. Dare un significato al corpo significa dare un significato all'uomo. Il corpo, quindi possiamo dire, è l'uomo stesso. I gesti di Gesù, i miracoli, sono sempre verso il corpo e quindi verso l'uomo. Facciamo attenzione, no? Perché tante volte, anche nella nostra vita di coppia, quanto più andiamo avanti nel tempo, tanto meno importanza diamo al nostro corpo,
al nostro corpo inteso proprio come accoglienza di gesti di tenerezza, di amore, che si evolvono nel tempo ma che non scompaiono. Perché lasciar scomparire questi gesti significa il venir meno del nostro essere umani. Noi abbiamo bisogno di questo, in modo particolare voi, come tempi, o non deve dimenticare anche quest'altro aspetto. Con tutto quello che vogliamo, con delicatezza, senza invasione, senza che debba distruggere la nostra vita, tutto quello che vogliamo, sicuramente, però va fatto. Dovendoci fermare quindi a queste parole, facendo un confronto con la famiglia, potremmo dire che la famiglia, se dobbiamo accostarci alle opere di misericordia corporale, nasce sempre e comunque ferita. Sempre la vita di coppia nasce così. Quali sono queste ferite? Il distacco dalla famiglia di origine, per esempio, è una ferita, c'è poco da fare, non avviene in maniera così, a meno che non ci sia già dentro la voglia di scappare via da questa famiglia. I conflitti per la diversità di carattere, per esempio, sono delle ferite. Le abitudini da formare, perché bisogna formare delle abitudini nuove, cioè degli abiti nuovi all'interno della famiglia, e rappresentano in un certo senso una povertà che si trasformerà solo nel tempo in ricchezza, ma c'è bisogno di tanta pazienza, comunque sono delle ferite. Questo significa che il primo momento per esercitare misericordia e carità è proprio lì. Io e te ci curiamo, io e te ci serviamo. Il riferimento resta sempre a Dio e alle sue azioni nei confronti dell'uomo e della Chiesa, sua sposa. Chiaro che essendoci sposati in Chiesa, vivendo in sacramento, il riferimento è Lui, o così come Dio opera questa misericordia e questa carità nei confronti dell'uomo, così come Gesù Cristo questa carità e misericordia la vive nei confronti della Chiesa, sua sposa, che noi siamo chiamati a ripresentare con il sacramento del matrimonio. E allora, cosa significa in famiglia dare da mangiare agli affamati? Spesso, dice il Vescovo nella lettera pastorale, la famiglia vive la solitudine, l'allentamento dei rapporti, scarseggiano anche i rapporti di amicizia e quindi non si apre alle altre realtà. Tutto questo è povertà. E soprattutto prostra i componenti della famiglia nella fame, cercando ognuno il pane, cioè l'essenziale. Aver fame significa ci manca l'essenziale, ci manca quello che ci arricchisce, ci manca quello che ci fa essere sempre di più. Dar da mangiare o darci da mangiare, perché poi questo diventa reciproco all'interno della famiglia, significa non tu devi darmi da mangiare perché mi manca questo, ma insieme, confrontandoci, dobbiamo darci da mangiare. Io devo pensare all'essenziale per te e tu devi pensare all'essenziale per me. Insieme dobbiamo comprendere qual è l'essenziale per la nostra vita, la di base di questi rapporti che si sono allentati. Perché si sono allentati i rapporti tra di noi? Rispondiamo quindi a questa domanda, indaghiamo in questa povertà. E assorbere all'opera di misericordia in questo senso significa che dobbiamo lavorare da questo punto di vista. Se non ci chiediamo, se lasciamo le cose così, è perché comunque col tempo, si dice, diventiamo come fratello e sorella un corno, cioè non è possibile. Noi siamo marito e moglie al limite, perché questo è la base di ogni rapporto, siamo prossimo l'uno dell'altro, ma non fratello e sorella.
la mancanza di amicizie, significa sfamarci in questo senso, chiedendoci forse c'è troppa gelosia tra di noi che non fa bene al nostro rapporto e quindi l'amico, gli amici li vediamo comunque come degli estranei, come delle persone che possono minare il nostro rapporto. E a volte è vero, per carità. Però significa anche che non ci fidiamo l'uno dell'altro, che non c'è una fiducia che io ti ho dato, che tu mi hai dato, che ci siamo scambiati e che abbiamo vista con i nostri occhi. Evidentemente sfamarci significa crescere in tutto questo, lavorarci sulla povertà d'acqua nella famiglia e la povertà o l'assenza di vita spirituale, di preghiera, di sguardo profetico, di frequenza seria ai sacramenti. Guardate, mi rendo sempre più conto che quelli meno seri nel vivere la proposta sacramentale siamo noi che frequentiamo. Forse un'abitudine ci ha messi nella situazione di non comprendere più la grandezza e la bellezza di quello che celebriamo. In tutto ciò ci abbeveriamo insieme alla sorgente che è Cristo e a vicenda ci diamo da bere nei deserti che viviamo singolarmente, dico per fortuna, perché ci sono momenti nella vita di coppia e non capitano insieme in cui lei vive un deserto o lui vive un deserto e quando lo vive o lei o lui non lo vivono insieme, per cui l'altro che in quel momento ha più acqua la dà all'altra persona che in quel momento ne ha meno, ma non dobbiamo mai dimenticare che in fondo questa povertà d'acqua viene da un non far riferimento alla sorgente dell'acqua che è Cristo. E dicevo insieme perché non possiamo dire, soprattutto nella frequenza sacramentale o nella preghiera, prega tu per me, tanto lo fai tu. No, lo dobbiamo fare insieme. Nella parabola del buon samaritano si dice lo spogliavano. No, ce l'ho. Il vestito nella scrittura significa due cose: è segno di custodia ed è segno anche di dignità. Uno senza vestito non si sente più protetto, tant'è vero che si nasconde. Quando si è senza vestito, tendiamo a coprirci e si sente diminuito nel suo valore quando è senza vestito. Chiediamoci allora in famiglia, quando non ti ho custodito? Quando non ti ho protetto? Quando ho svilito la tua dignità? Quando ti sei sentito non rispettato? Queste sono domande che dobbiamo farci reciprocamente. E cosa sono i briganti che ci spogliano? Parole, gesti, persone, tante volte. Ora, ci facciamo samaritani, e in questo gesto ci facciamo prossimi l'uno all'altro. Significa che mi prendo cura di te. Chi è il tuo prossimo? Conclude poi la parabola, dice la parabola, è quello che ti sta accanto. Allora dobbiamo guardarci come prossimi. No, come persone più vicine, tu sei la persona più vicina a me. In famiglia sono spesso catene che diventano sempre più stringenti quando è solo uno a portarle. Senza la complicità dell'altro. Visitare carcerati in famiglia significa che all'invocazione dell'altro liberami dalle catene, bisogna rispondere no,
mi leggo con te. C'è queste responsabilità, queste difficoltà, le portiamo avanti insieme. E infine seppellire i morti. Significa sotterrare in famiglia il passato burrascoso. Ci possono essere stati dei momenti, no, ma che non dobbiamo dissotterrare ogni volta che comunque litighiamo, ci sono delle... cioè non la finiamo più, insomma. Ma visitarlo sempre, questo passato, come segno di gratitudine, così come si visita un defunto al cimitero, per dire grazie a te abbiamo compreso. Questo rivisitare il passato per dire grazie a questo passato noi oggi siamo quello che siamo, abbiamo capito, eccetera, ha proprio il sapore di un fiore portato. Un'attenzione particolare, sempre nella logica di quello che diceva il vescovo, no, del corpo, eccetera, ma anche un campanello di allarme per voi come coppia che qualcosa non va, questo lo dico a conclusione, ma perché mi accorgo anche nel guidare tante coppie, che è sempre più un problema che non vogliamo vedere e che è segno di una malattia della vita di coppia. È il nostro, è l'assenza tante volte dell'intimità sessuale nella vita di coppia. Voglio essere volgare, ma quando non si fa l'amore nella vita di coppia, per mesi, per anni, tante volte, quella coppia è malata. E non mi si venga a dire da parte di una delle due, ma mio marito dice di affare che aveva fatto un voto. A chi? Il voto se lo si fa insieme, di comune accordo, ma non a scapito dell'altro. Perché vi dico questo? Non per la sessualità in sé, ma per tutto quello che ci siamo detti, l'importanza del corpo, dei gesti, e poi perché la vostra lingua è questa, il linguaggio della vita di coppia è questa, non è un'altra. È chiaro che questo va insieme a tutte le altre cose, cioè non va estrapolato, cioè non bisogna diventare sessuomani, sarebbe anche questo una malattia, però questo è importante, vissuta in modo diverso in base alla nostra età, sicuramente, come tutte le altre cose si evolve anche questo, ma non la totale assenza. La totale assenza deve cominciare a farmi chiedere che cosa sta succedendo in lui o in lei. Perché poi arrivano coppie sfasciate e io la prima domanda che faccio è questa: da quanto tempo, come va nella vostra, come andava nella vostra intimità? No, dovremmo, erano almeno 8-9 mesi che non stavamo insieme, o 2 anni. È chiaro che c'è questo, cioè perché? Perché l'intimità viene come coronamento, come di una sensazione di benessere, stiamo bene insieme, vogliamo dirci tante cose, non riusciamo a dircele con le parole, ce lo diciamo con... cioè viene... se non c'è questo, significa che tutto il resto non c'è. È chiaro che non nasce così un'intimità, dal nulla non nasce. È il germoglio, il fiorire di qualcosa. Per cui la prima cosa che dobbiamo guardare, proprio per la temperatura della vita di coppia, e questo aspetto, non sottovalutatelo,